10-15 minuti è stata la partita. Da quando Marchi ha avuto il calo abbiamo sofferto un pochettino, però abbiamo fatto una mezz'ora di decadenzare che noi tutti vogliamo, veramente una mezz'ora bella, anche se il Frosinone ha iniziato meglio. Però dopo 15 minuti, 20, abbiamo visto un Catanzaro che avremmo potuto pure meritare qualcosa in più. Comunque sta bene così, una vittoria che per noi è importante, perché da qua possono cambiare tante cose, perché chiaramente misurare le forze con quelle del Benevento, che sulla carta è dovrebbe essere la più forte. Col Frosinone, sono molto contento. Il Frosinone, vincerlo e vincerlo, ma giocando bene, non è che abbiamo vinto per fortuna, abbiamo vinto perché abbiamo giocato bene, aiutati anche da un grandissimo portiere. Oggi ho visto un Bindi veramente fuori di tutte le regole. Comunque sono contento per me, per i ragazzi, per il mister, per il direttore sportivo e soprattutto per i tifosi che oggi si sono divertiti. Chiaramente la partita l'abbiamo sofferta fino all'ultimo minuto, però non diciamo altro. Dobbiamo vincere così, Presidente. Bellissimo. Queste sono le vittorie più belle. Queste sono quelle più belle, quelle sofferte fino all'ultimo, perché quando fai 2-3 gol e poi non giochi, perché noi abbiamo giocato e abbiamo dimostrato veramente che la squadra c'è. Abbiamo visto anche il nuovo entrato Vitiello, che ha fatto bene, hanno fatto bene tutti, non possiamo parlare male di nessuno perché è stato un grande Catanzaro. Mi auguro che continuiamo su questa strada e che raccoglieremo più vittorie possibile per tutti noi. Presidente, diceva il mister che lui non sa qual è la forza di questo Catanzaro. In realtà la forza di questo Catanzaro è la tifoseria, il cuore e l'anima che abbiamo messo tutti. No, quindi in senso tecnico, in senso suo, non sa dove può arrivare questo Catanzaro. La terza partita nessuno può immaginare, però io quello che posso dire è che ho visto un Catanzaro motivato, questo penso che lo sappiamo tutti. Poi vedremo gli episodi, vedremo la fortuna, vedremo come vanno le cose, però certo se oggi avessimo perso oggi saremmo stati un po' penalizzati, ma penso che oggi il morale è alto, vincere con lo Frosinone non è da poco, perché il Frosinone ha fatto una bella partita. Io voglio dire che il Frosinone forse mi è piaciuto più come ha giocato adesso che l'anno scorso, quando è venuto, e l'anno scorso abbiamo incassato 3 gol, quindi oggi ha giocato meglio, non abbiamo preso niente, per cui questa è una grandissima soddisfazione. Domenica si va a Lecce, l'ultima in classifica. Ecco, anche il Lecce dovrebbe essere la prima, perché il Lecce penso che la squadra, forse sono Benevento, Lecce e Frosinone sono le tre squadre più attrezzate, e Perugia, però il Lecce che tre partite, tre sconfitte. Non so se Moriero lì domani è morto, stasera Moriero, quindi e quindi mi dispiace per lui, ma dovevamo prenderlo noi, però abbiamo fatto bene a non prenderlo. comunque ride bene che ride ultimo, ancora siamo agli inizi, non possiamo dire niente, però fino a queste tre partite che ho visto un Catanzaro motivato e un Catanzaro che è tutta un'altra storia. Catanzaro che è bello, certo, tutte le partite di cuore, benissimo, tutte le partite si soffre fino all'ultimo, però poi quanto è bello arrivare all'ultimo e vedersi al terzo o quarto posto, perché mi sembra che siamo al terzo o quarto posto, quindi è bello e penso che se non avessimo avuto qualche penalizzazione oggi saremmo forse tra i primi o il secondo, perché la partita con lo Viareggio, quelle potevano essere 3 punti, quindi eravamo 5 più 2, 7, eravamo al secondo posto, però ancora siamo all'inizio. E continuiamo così, cosa dobbiamo dire? Andiamo bene così, sono contento, sono soddisfatto dei ragazzi, di quello che hanno fatto, di tutti. È un grande Catanzaro. Il Catanzaro c'è, ci siamo tutti, c'è la tifoseria, c'è il presidente, c'è la dirigenza, ci siamo tutti. Ok? Grazie a voi.